Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Qualche giorno addietro è intervenuto in Senato, sia pure da remoto, il filosofo Giorgio Agamben. Lo ha fatto prendendo posizione intorno al tema del Green Pass, come lo chiama la neolingua dei mercati, con il solo obiettivo di giustificare l'ingiustificabile, quello che in realtà noi chiamiamo già da tempo infame tessera verde della discriminazione a norma di legge e del controllo biopolitico dei cittadini sopra e sotto la pelle. Ebbene, come sappiamo, Giorgio Agamben è stato da subito la voce più lucida nel contestare e demistificare il nuovo ordine che stava prendendo forma nascosto sotto il lessico medico-scientifico. Giorgio Agamben da subito ha mostrato come quella che stiamo vivendo, più che un'emergenza sanitaria, è in realtà il laboratorio di produzione dei nuovi assetti politici, sociali ed economici per l'avvenire. Nel suo intervento in Senato, Giorgio Agamben ha, tra l'altro, notato una cosa interessante che forse può essere sfuggita ai più e che merita di essere sottoposta a una pur celere analisi. L'infame tessera verde, ha suggerito Giorgio Agamben, non è il mezzo, come i più sarebbero indotti a pensare. Al contrario, è il fine. Potremmo dire che non serve la tessera verde in vista delle benedizioni di massa con il sempre laudando siero in secula seculorum. Al contrario, sono le benedizioni di massa che servono in vista dell'imposizione dell'infame tessera verde. Quest'ultima, come anche io ho provato a chiarire nel mio libro Golpe globale, capitalismo terapeutico e grande reset, è il nuovo lasciapassare del suddito del Leviatano tecnosanitario. È una sorta di schedatura permanente che muta chi è munito della tessera verde in un suddito controllato in maniera totale e totalitaria nei suoi spostamenti, perfino nell'accesso al ristorante o al teatro. Insomma, il nuovo suddito del Leviatano tecnosanitario è controllato sempre e comunque, tracciato nei suoi spostamenti e sempre di nuovo sottoposto a benedizioni aggiornate. Per incidence, rilevo che proprio in questi giorni il dottor Crisanti ha ammesso che arriverà, a suo giudizio, la terza dose per tutti. L'abbiamo capito tutti ormai. La salvezza è sempre una dose più in là. Espressione di una società a controllo totale e di quello che con buone ragioni è stato detto il capitalismo della sorveglianza, l'infame tessera verde, come suggerito da Agamben, è un dispositivo destinato a durare, a fare scuola, di più, a diventare parte integrante e inaggirabile di quella nuova normalità, the new normal, come da subito venne appellato, che si fonda sull'emergenza perpetua assunta come metodo di governo delle cose e delle persone. Non soltanto dunque distanziamento sociale, massacro organizzato dei ceti medi e delle classi lavoratrici, non soltanto lockdown a yo-yo con l'alternarsi ininterrotto di fasi 1 e di fasi 2, ma anche l'infame tessera verde che serve per un verso, come già ho ricordato, a discriminare quanti non giurino fedeltà oggi al Leviatano tecnosanitario, come veniva discriminato un tempo chi non prendeva la tessera del partito e non giurava fedeltà al regime di turno. Per un altro verso, l'infame tessera verde, questo è il suo più interessante ubicon system, serve a produrre una batteria di sudditi controllati biopoliticamente sempre e comunque. La tessera verde, insomma, non è una scocciatura passeggera, ma è il fondamento, o uno dei fondamenti, del nuovo ordine tecnosanitario che si sta forgiando. Ecco perché, anche sotto questo riguardo, proprio come nel marzo del 2020, l'Italia, anche ora, torna a essere laboratorio avanguardistico di produzione dei nuovi assetti politici, sociali ed economici che stanno prendendo forma. Radioattività con Diego Fusaro.